Importante anche perché, come
giustamente voi avete indicato il titolo, la salute è un bene che è ancora più importante di quello che sta facendo, e sicuramente la vicinanza di queste istituzioni che sono sicuramente qui ben rappresentate dovranno essere sicuramente il valore di supporto al nostro lavoro. Grazie a lei, Alfa, a Dico, per tutto quello che sta facendo, senza dimenticare sicuramente la gente. Ve lo dico perché
Noi siamo abituati ad affrontare i problemi guardando le emergenze, affrontando ciò che gli esiti delle cose dei comportamenti, ma difficilmente ci si mette a guardare, diciamo, il backstage, la parte dietro, e perché si arriva a certe problematiche e a certi comportamenti. Spesso si vanno a stigmatizzare i comportamenti e mai ci si domanda perché si è arrivato a un punto lì. Guardate, io sono arrivata all'assessore della sanità dopo cui lui è scoppiato il caso delle RSA di Anani, dove i dipendenti, insomma, lo sapete tutti, maltrattavano le persone, alcuni per fortuna, le persone che volevano RSA. In quel momento lì scattò naturalmente l'accusa, la demonizzazione delle persone che dell'amore di Dio. Io non voglio trovare giustificazione, però io mi sono domandata perché si arriva a fare quelle cose. È semplicissimo dire sono una banda di delinquenti, si mettono sotto processo e fine di trasmissione. Ho provato da subito a domandarmi perché un lavoratore che è in una condizione difficile, che si tratta di persone difficili, che trattare persone con demenze, con patologie difficili, magari essendo dipendente di una cooperativa, 900 euro al mese, non è un lavoro semplice, il rischio di burnout è forte per i lavoratori in certe situazioni, come in certi reparti ospedalieri, come in certe situazioni in cui siamo messi, i lavoratori sono messi fortemente sotto pressione. E ho cominciato a pensare, a guardare, ho cominciato a farlo anche grazie al tipo di lavoro che Alba e questa associazione avevano fatto con me quando io facevo l'assessore nel Comune di Firenze, e quindi avevano sviluppato la mia attenzione e la sensibilità a queste tematiche, e ho provato a fare una riflessione sulle condizioni di lavoro e sullo stato mentale delle persone che lavorano in situazioni difficili. E abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Lavoro al Contrario, che lavora moltissimo, che abbiamo fatto sulle RSA, che ora alla luce dei fatti di Urbino, di quello che in alcuni reparti ospedalieri sta accadendo, stiamo pensando di estendere un po' a tutti i reparti ospedalieri perché ci sia una pressione forte sui lavoratori che quel tipo di lavoro fanno. Abbiamo messo in piedi un progetto che comincia a lavorare molto sulle condizioni delle persone sul luogo di lavoro, che cominci ad aiutare e sostenere le persone che lavorano in luoghi difficili, che non le lasci sole, che provi a capire quando si arriva a un livello di criticità, quando siamo vicini al burnout, quando ci sia bisogno di ruotare il personale in certe parti, quando ci sia bisogno di sostenerlo, di affiancarlo, perché per l'amor di Dio questo non vuol dire in alcun modo giustificare comportamenti contrari all'etica, ma anche al canone normale, se come noi le persone belle ma senza anni ci piacciono un po'. Allora, allo stesso modo ci piace poco un servizio che non senta dentro di sé, non esprima dentro di sé il valore vero della protezione alla persona. Quindi grazie prima di tutto per avermi insegnato negli anni passati una lezione che oggi sono in grado di poter provare a mettere in pratica, provare a tutte le difficoltà che casa a mettere in pratica, e che mi dà un'ottica diversa rispetto ai problemi che ogni giorno mi trovo a fronte. Grazie per quello che fate di sensibilizzazione rispetto alle persone, grazie anche perché so bene che Alba si prende cura, al di là della mission dell'associazione, si prende cura di tante persone delle quali nessuno si prende cura, ed è un pezzo importante del sistema di volontariato e di sociale di questa città
senza il quale penso davvero le politiche sociali non riuscirebbero ad avere risultati così importanti e così rilevanti in questa città ogni giorno. Scusatemi davvero, sono della durezza che per il fatto mi tocca a scappare e a fare quella che arriva tardi, ma mi apprezzano con i sciopati. Non è mia abitudine, però insomma un'alba, ogni tanto ci sentiamo e spero che al di là di questa giornata si possa invece continuare ad avere una relazione. Visto che tu ci hai messo tutto questo sentimento, attenzione, tu ci hai conosciuto bene e noi andiamo ancora avanti, molto più avanti, dacci un'attenzione per diventare qualcosa di più insieme a voi. Di stare dentro, sì. Sì, perché abbiamo dei ragazzi che lavorano e stanno tante ore a aiutare allo sportello persone di là, ma se voi non ci date una mano non sarà più possibile. I fondi finiranno. L'associazione non deve più. No, ma basta che diventi tutto più istituzionale. Così avete visto. Grazie. Grazie. Grazie.
riuscito a conoscere me stesso, a sapere cosa c'era dentro, che cosa volevo e cosa riuscivo a mettere a disposizione di me stesso. Una volta fatto questo percorso, ho preso visione di quello che ero, di quello che volevo fare, di come interagire con le persone che erano a capo di me, che ho avuto la forza di poter ricominciare, mi fa piacere la introduzione del titolo, perché io ho rinunciato a una nuova vita, ho rinunciato a vivere e oggi sono contento di tutto ciò che ho fatto, di come stanno andando le cose, di quello che ho ottenuto fino ad oggi e soprattutto il rispetto che sono riuscito a ottenere a chi sta sopra di me, a fargli capire che comunque non avevano una persona con cui giustare, con cui dire fai questo perché quest'altro non lo puoi fare, non capisci niente, oppure quest'altro non sei in grado di fare. Noi siamo in grado di fare tutto, è la nostra mente di lavoro, non siamo noi, con la nostra mente non riusciamo a portare avanti tutto ciò che vogliamo, senza dover dare spiegazioni a chi sta sotto di noi. Naturalmente saranno sempre, sono quelli che ci danno il lavoro, però non devono usare le nostre debolezze che non conosciamo e soprattutto essere convinti che noi possiamo fare molto di più di quello che facciamo. E questo io ringrazio tantissimo questo percorso fatto con la dottoressa Tonello, perché quando tornavo a casa nel percorso a casa riuscivo a parlare di me stesso, riuscivo a vedere le cose che non riuscivo a dire in altri momenti, a difendere la mia persona, sia nell'ambito lavorativo, sia nell'ambiente familiare, quello che mi ha dato. Se fosse obbligato a trovare un posto di lavoro e accettarlo, qualunque esso sia, perché io ho fatto sempre un lavoro al pubblico. Dando degli aperti è un lavoro non paragonabile a quello che diceva la signora Zaccardi, però comunque abbastanza un invito da certi enti, non c'è sbagliato con i ruoli del personale, possono verificare la persona, che tipo di persona è, per cui non c'è gratifica, non c'è considerazione che ci sta di fronte. E questo oggi è cambiato tanto, sono felice che è cambiata la cosa, e mi ripeto sul fatto di ringraziare ancora oggi questa associazione e la dottoressa Tonello, perché mi ha fatto cambiare il mio stile di vita, il mio modo di pensare, il mio approccio con le persone e soprattutto difendere me stesso, questa cosa. Grazie. Molte situazioni di realtà
cercato di trovare gli alleati all'interno della mia amministrazione, con le colleghe, anche con i colleghi maschi. All'inizio sono riuscita ad avere degli appoggi da parte dei miei colleghi, soprattutto io cercavo più che altro il supporto da parte dei colleghi maschi. E all'inizio sembrava che comunque la problematica si potesse risolvere, invece mi sono resa conto che la situazione anzi andava peggiorando. Ho avuto la fortuna di incontrare queste splendide donne nel mio percorso che mi hanno ascoltato, mi hanno confrontato, ho affrontato con loro diverse situazioni abbastanza spiacevoli, ho raccontato quello che mi accadeva all'interno del mio percorso lavorativo. Successivamente sono riuscita anche con loro a tirare fuori quello che inizialmente non volevo tirare fuori, perché non ci volevo credere. Poi invece mi sono resa conto che la situazione andava degenerando e grazie anche al confronto, grazie anche all'aiuto che mi è stato dato da loro, sono riuscita a capire quale fosse il percorso più opportuno che me ne vuole un uomo, credo che la donna mi abbraccia più, soprattutto in situazioni come gli ambienti dove siamo fortemente strumentalizzate e discriminate e soprattutto perché nel percorso mi sono resa conto che l'ambiente dove avevo lavorato finora ha cercato sempre fatto di tutto affinché le donne non arrivassero in determinate situazioni, in determinate cose. E quindi in questo progetto di vita che voglio affrontare, cercherò in tutti i modi di far sì che questa cosa abbia fine, nel senso che le donne
persona con qualche problema di salute che poteva entrare un po' più tardi, ma lei stava molto più a loro, oltre le sue signore. E è una persona che sente molto senso della responsabilità, molto pignola, molto decisa, nessuno vuole lavorare con lei perché lei è più brava degli altri, lavora degli altri e questo non è ben accetto dagli altri. E siccome il suo ufficio è impreciso e non è preciso come lei, è la ritroverà continuamente e lei stamattina alle 8 e alle 9 ha avuto questo riscatto della sua aggressività. E allora ho detto sì, il direttore del personale. Spostiamo, c'è una risoluzione all'interno della ragioneria, se no conosco bene il direttore della ragioneria, una persona molto serena, tranquilla, ma questa volta non ce la fa più a difenderla. E io gli ho detto, ma tu cosa mi proponi? Ci sta un altro posto, si può licenziare una persona perché è un po' più precisa, più non ha dettagli, per l'impegno che danno a risolvere molto nervino, però non mi interno, va bene le medicine indipendenti, però un caso del genere, possibile che non abbia mai colto, andava colto la sorpresa, andava risolta, non portata avanti così per tanto tempo. Ecco, questa è la mia testimonianza. Iniziamo da Lorenzo Lucidi.
regole individuate e seguite le persone. Gruppo 1. Nel gruppo 2, che è quello sulla formazione e organizzazioni, ci sarò io e Antonella Pallerato. Nel gruppo 3, che è quello sul bullismo nelle scuole, Lorenzo Lucci e Flor, che è un e Flor. Familiari. Abbiamo una cassa malattia che ci aiuta tanto per tutto quello che sono le spese mediche nostre e dei nostri familiari.
quindi chiedo scusa per questa situazione. Noi siamo qui per... Ci sono tante agenzie, no, dell'Unione Europea all'interno dell'Europa che hanno tanti problemi, ma veramente tanti. Noi siamo una realtà... I casi di suicidi sì. Sono, cioè, esistono e siamo qui per capire che essendo materia nuova che viene poi discussa a livello europeo, abbiamo bisogno, essendo sul territorio di Firenze, cominciamo con voi e piano piano costruiremo anche noi il nostro dossier interno, ma partiamo da voi per poter fare questo. E in più non c'è nessun problema a livello anche di donne. Tra l'altro quest'anno State of the Union, la mega conferenza che facciamo tutti gli anni a maggio a Palazzo Vecchio, quest'anno è tutta incentrata sul ruolo della donna all'interno dell'Europa, del mondo e tutti i problemi che sono legati alla donna. Quindi c'è una grande sensibilità da questo punto di vista. Ora, ho partecipato allo sportello che nel 2004 si è aperto a Firenze di Medicina Democratica contro il mobbing. Tuttora un po' perché poi le attività si sono... differenziate, insomma partecipo a quello che posso. Poi eventualmente ho una serie di idee molto precise se si potranno approfondire. Beh, insomma, allora io mi limito solo a una cosa. Il principale problema, il nodo, è la negazione del problema. Il nodo è la negazione del problema. L'amministrazione, quindi, aspetterei di valutare un po' tutte le proposte che vengono da questa discussione e quindi mi limito... davvero ad ascoltare per poi eventualmente dare il mio contributo, che posso comunque dare da un punto di vista personale, quindi il mio dire è un dire più che altro da medico. E, due con... sì, sì. Da medico il concetto che secondo me, partendo dal presupposto che qui dobbiamo cercare di individuare quale potrebbe essere un percorso per prevenire il malessere, credo che sia necessario fare un po' un'analisi un po' più precisa, perché altrimenti si va a dare delle indicazioni su come prevenire un disagio senza entrare nel merito, perché probabilmente sarà necessario fare un'analisi se stiamo parlando di soggetti che sono uomini, che sono donne, perché secondo me fa una grande differenza, tant'è vero che oggi si comincia a parlare anche di medicina di genere. Sarà necessario, credo, fare su questo anche delle valutazioni all'interno del lavoro e quindi dello stress che crea il lavoro, se fare delle valutazioni che devono avere una necessità periodica più, come dire, più misurata nel tempo a seconda del tipo di lavoro, perché sicuramente è un po' come lo sport, ci sono sport dove hanno più rischi e quindi è necessario avere una maggiore attenzione, sport se uno gioca a bridge o a golf sicuramente ha bisogno di meno prevenzione, quindi secondo me è molto importante anche capire il tipo di lavoro, come giustamente diceva qualcuno, se io ho un'arma la sorveglianza deve essere come dire, più attenta, se non ho un'arma faccio un lavoro esclusivamente di concetto, probabilmente la sorveglianza deve essere attenta ma non altrettanto attenta come un lavoro che sicuramente crea già di per sé un maggiore rischio soltanto perché comunque ho a disposizione un mezzo che può creare comunque un danno alla salute. E dell'affettività, come lo si può fare? Formando gli insegnanti, attivando percorsi specifici dopo un evento critico di bullismo che contemplino lo psicologo e l'integrazione del sistema famiglia e degli insegnanti, integrare lo psicologo scolastico nelle scuole in un'ottica di rete e che promuova cultura. Lo psicologo non deve rimanere un numero di telefono o la persona che si chiama e a cui si dice questo bambino è vittima di bullismo, occupatene te. No, il problema riguarda tutti quanti. E lo psicologo deve forse avere questa funzione di integrare tutti. Un professionista si chiama Sindaco Giusta, che fa Bene.
Terzo punto è la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Cosa serve? Sensibilizzazione culturale, convegni, incontri. Incrementare e riunire e forse quindi attivare anche un dialogo con la pedagogia e gli psicologi scolastici, un dialogo e un'attivazione sul tema da parte degli insegnanti. Le raccomandazioni da fare alle istituzioni, la promozione e il sostegno a incontri culturali su questo tema, i rappresentanti della scuola e l'ordine degli psicologi e le varie figure interessate chiamate dalla regione per attivare un tavolo permanente che si occupi di questo tema e cominciare a introdurre tra le responsabilità della scuola quelle del benessere relazionale degli insegnanti e degli studenti. Cosa si può fare per
cittadine, con quello del prossimo termine, delle cittadine. E per esempio si è parlato di far pagare in mano le aziende più virtuose, quelle che sono con più successo del nostro lavoro. Come vedete, insomma, ha dato frutto questa giornata, sono venute fuori tante cose. Noi siamo molto contenti, veramente, il fatto che il coinvolgimento di tutti è stato molto arricchente. Allora, grazie e manderemo a tutti la stesura più completa di questa restituzione e poi sentiremo anche i vostri commenti e poi faremo, come abbiamo già detto stamattina, la sessione sacrante, queste la proposte che sono uscite dalla giornata di oggi dalla regione, poi abbiamo avuto anche da parte del comune la apertura in questo senso, quindi cercheremo di sfruttare al massimo quello che è venuto fuori. Ma un'altra cosa che vediamo che sia venuto fuori oggi, che abbiamo iniziato una collaborazione che speriamo di continuare, perché abbiamo toccato con mano che isolati arriviamo poco più là. Quindi continuiamo. Consideriamo oggi un inizio della collaborazione che abbiamo instaurato con questi gruppi e arrivederci.